far fronte a Sass e a Arma, ma anche per la grande passiva di quell'item che finalmente è diventato tale. E sì, lo dicevamo, per i Politono la finestra di attivazione era questa, e lo vediamo adesso dal fight che sta per avvenire. Sì, Burger Clipper si è già utilizzata anche la mezzaluna difensiva da parte di Issy, non ha veramente possibilità di salvarsi in una temporale sulla testa di Burger Clipper, che quindi non ha paura di buttarsi dentro, scade la suprema di Zillian prima che Burger Clipper venga portato a 0 HP, non importa, credo che a questo punto sia semplice e normale amministrazione per i ragazzi del Politonno, che quindi si portano a questo punto sul match point anche di questo secondo qualifier dell'Amazon University Esports di League of Legends. Si sono già portati a casa quello della settimana scorsa, sono un passo dal repeat. Eh sì, ce l'hanno proprio fatta. Cavallo H4 c'è subito mattinona, c'è proprio questa torre per H7, quindi in effetti è una mossa molto tricosa. Potrebbe, chissà, potrebbe anche entrare questa mossa. Anche perché non è che il nero abbia molte mosse da fare. Perché se sposta la torre dall'ottava perde il cavallo, se sposti il cavallo o ma sì, potrebbe spostare il cavallo in F7 volendo. Arriva cavallo F3. Si continua con questa idea. Sì, c'è pure la Firehawk. Clamoroso! Clamoroso l'ho chiamato! Clamoroso, torre H7 matto! Torre H7 matto! Subito, in una. Clamoroso. Si presenta sulla scacchiera, non ci posso credere. Non ci posso credere, ragazzi. Ho chiamato il matto in una. L'ho invocato! Ho invocato col potere di Ra. Ho invocato il matto in una. Incredibile, ragazzi. Momento epico. Ho i superpoteri, ragazzi. Ho i superpoteri. 30 e loda al prossimo esame. 30 e loda al prossimo esame. Adesso i CF Utopia vicinissimi al pari. Fingono, ma sono sfortunati. Grande merito alla difesa per quelle due parate in rapida successione. Attenzione, Zeus! Zeus su danno e poi arriva Shady, arriva Dire in porta. 2-0 Tor Vergata. Gol sbagliato, gol subito. Ecco, palla che non entra in una porta, alla fine destinata ad entrare dall'altra parte.